Era ancora il capo della mafia, come diceva ancora qualcuno, oppure no? Beh, guardi, ritengo che dopo quel periodo in cui mi sono occupato insieme agli innumerevoli colleghi, si riteneva, tuttora si ritiene, che sino a qualche tempo fa Totorina fosse ancora il capo dei capi insieme a Provenzano. Ecco, negli ultimi tempi ovviamente le cose forse saranno cambiate. Leggo sui giornali, perché vedono più il polso della situazione, che tutti fuoriusciti, eccetto quelli che hanno scontato le lunghe pene irrogate dopo l'esperienza del pullo antimafia, si siano ricostituiti e leggevo, ripeto perché non ho più il polso della situazione, che aspettassero la notizia del decesso di Salvatore Riina per ricostituirsi. La mafia è ancora pericolosa per l'Italia, anche se al giorno d'oggi se ne parla di meno? Bisogna uscire da un equivoco, cioè non c'è una mafia buona e una mafia cattiva. Una mafia c'è buona perché non spara quasi più, non ci sono attentati dinamitardi, non uccide più. La mafia, comunque sia il suo atteggiamento, è sempre una situazione pericolosissima. Bisogna soltanto pensare che la mafia è passata da una strategia saggista, che non ha pagato, vista la reazione fortissima dello Stato, a una strategia di inversione, di sommersione. Lei ha odiato Riina, ha avuto paura? No, guardi, insomma, avere paura è un sentimento umano e come tale ognuno di noi non può sfuggire, però occorre che, come dicevano i miei colleghi, accanto alla paura ci sia anche il coraggio di poter proseguire.